Buongiorno Sud, cari telespettatori, bentrovati anche oggi, martedì 13 luglio. Il sole sorge in Puglia alle 5:31 e tramonta alle 20:25. In Basilicata sorge alle 5:31 e tramonta alle 20:33. In Molise sorge alle 5:33 e tramonta alle 20:41. La luna sorge alle 7:24 e tramonta alle 21:26. La fase lunare è la luna nuova. Oggi la Chiesa festeggia Sant'Enrico II Imperatore. Questo è un esempio di rettitudine nell'arte del governare. Per questo, oltre che santo, è patrono delle teste coronate. Nato nel 973 vicino a Bamberga, in Baviera, crebbe in un ambiente cristiano. Il fratello Bruno divenne vescovo di Augsburg, Augusta. Una delle sorelle si fece monaca e l'altra sposò un futuro santo, il re d'Ungheria Stefano. Enrico venne educato prima dai canonici e in seguito dal vescovo di Regensburg, Ratisbona, San Wolfgang. Si preparò così all'esercizio del potere, cosa che avvenne dapprima quando divenne duca di Baviera e poi quando Papa Benedetto VIII lo incoronò a guida del Sacro Romano Impero. Enrico morì nel 1024, fu lui a sollecitare l'introduzione del credo nella messa domenicale. Oggi inoltre ricordiamo Santa Clelia e San Sila. Chi compie gli anni il 13 luglio? Auguri all'attore statunitense Harrison Ford, che compie 68 anni, all'attore comico genovese Luca Bizzarri, che compie 39 anni, e all'ex Miss Italia 2002, showgirl e modella Eleonora Pedron, che ne compie 28. Cosa è accaduto in questa data? Nel 1814 viene istituita a Torino l'arma dei carabinieri con il nome di Corpo dei Carabinieri Reali. Nel 1862 viene istituito il monopolio di Stato sui tabacchi. Nel 1886 Papa Leone XIII pubblica l'enciclica Dolemus Inter sulla restaurazione della Compagnia di Gesù. E infine nel 1985 a Parigi Sergei Bubka è il primo atleta a superare la barriera dei 6 metri nel salto con l'asta. Oggi vi segnaliamo il primo Festival Internazionale di Blues di Accadia, la prima edizione di una manifestazione che porterà il piccolo comune del subappennino Dauna a diventare uno tra i principali promotori di questo genere musicale. Oggi si parte con due concerti, Buddy Wilkinson Blues Band e Bill Evans e Robin Ford Saltgrass. L'appuntamento è in piazza Santi Pietro e Paolo. Chi ha in casa un tappeto dovrebbe sempre procurarsi un detergente schiumogeno o shampoo per tappeti di tipo professionale e in un angolo nascosto del tappeto, per accertarsi che la sostanza non danneggi il tessuto, fare una prima prova. La procedura standard per pulire un tappeto è la seguente. Asportate la macchia raschiando, tamponando o raccogliendo a seconda della consistenza. Mettete dietro la macchia della carta assorbente o del cartone poroso. Tamponare con acqua minerale gassata, spruzzate sulla macchia detergente lo schiumogeno e seguire le istruzioni del prodotto. In alternativa, utilizzare uno shampoo professionale per tappeti e moquette, asciugare tamponando con carta assorbente. Come di consueto, le parole del proverbio del giorno. Alla gente oziosa non mancano mai scuse. E io vi do appuntamento domani mattina con il nostro almanacco del giorno che potete anche rivedere consultando il sito web www.antennasud.com. Un'altra nostra coordinata, il nostro indirizzo di posta elettronica almanacco@antennasud.com. Buona giornata, arrivederci a domani.